Michele Palma, 47 anni, consulente informatico, vive a Marina di Carrara con moglie, due figli e due gatti. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché pensa che la delega a questa classe politica non funzioni e crede che i cittadini in questo momento delicato debbano farsi istituzione e partecipare in prima persona ai processi decisionali. Sogna con De Pasquale sindaco che la nostra città torni a essere non solo un insieme di case e palazzi, ma una comunità di persone. Anna Maria Piombino, 46 anni, commessa, vive ad Avenza con il marito Stefano e un gatto di nome Leo. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché durante i tanti anni lavorativi, ascoltando le persone i loro brevi racconti di vita, ha potuto toccare con mano l'animo di chi si sente primo e di chi si sente ultimo, convincendosi che sono le persone a fare la città e non viceversa. Sogna con De Pasquale sindaco una città che accolga e coinvolga tutti, valorizzando le sue ricchezze e potenzialità, consapevole di poter diminuire le sue attuali criticità con impegno costante. Daria Raffo, 44 anni, vive a Carrara con il marito e gli adorati animali, si occupa di bambini, anziani e disabili e ha una grande passione per le nostre apuane. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché crede che sia l'unica alternativa possibile per ricominciare a costruire una città viva e ben amministrata nell'interesse di tutti i cittadini. Sogna con De Pasquale sindaco una città che riesca a far fronte all'emergenza sociale con una gestione equa, condivisa e partecipata delle risorse del nostro territorio. Daniele Raggi, 46 anni, architetto, vive a Marina di Carrara con compagna e figlia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per continuare un percorso iniziato circa 6 anni fa col gruppo di Carrara, di cui condivide pienamente i valori e le numerose azioni proposte nel corso degli anni. Sogna con De Pasquale sindaco un'amministrazione che finalmente sia in grado di dare delle risposte ai tanti cittadini che per la maggior parte in silenzio nel corso degli anni hanno completamente perso la fiducia nella politica. Francesca Rossi, 44 anni, imprenditrice commerciante, vive a Carrara Centro con il marito, due splendidi figli e gli amati animali. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché convinta che si tratti della sola e unica forza politica in grado di cambiare radicalmente l'ossatura di un'amministrazione vecchia e clientelare, mettendo finalmente al centro i cittadini e i loro bisogni. Sogna con De Pasquale sindaco una città attiva e attraente che faccia finalmente promozione di se stessa per poter recuperare la propria vocazione turistica. Giacomo Santini, 48 anni, agente di commercio, risiede a Carrara con la moglie, quattro gatti e un cane. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché da questo progetto portato avanti con passione e convinzione da semplici cittadini che sarà possibile un passo alla volta ricostruire la nostra città e il nostro territorio. Sogna con De Pasquale sindaco una città amministrata con onestà, buonsenso, merito ed equità e tutto ciò che di meglio una comunità coesa e determinata possa esprimere. Elisa Serponi, 33 anni, svolge la libera professione di avvocato e vive al Marasio. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché condivide pienamente i suoi valori di correttezza, onestà ed elevato senso di giustizia e ritiene sia giunto il momento di un impegno diretto da parte dei cittadini. Sogna con De Pasquale sindaco di poter dare il proprio contributo per riuscire a restituire a Carrara, ormai disastrata, il lustro che merita. Nives Spattini, 59 anni, assistente amministrativa al liceo Marconi, ha un marito e tre figli e vive a Carrara. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per partecipare al cambiamento della città governata dalla solita casta politica autoreferenziale, lontana dalle reali necessità dei cittadini e sorda ai problemi del territorio. Sogna con De Pasquale sindaco la rinascita culturale e produttiva di Carrara attraverso uno sviluppo sostenibile ed un'amministrazione solidale della cosa pubblica affinché nessuno debba rimanere indietro.